abbiamo sottolineato, in particolare sottolineato come queste trasformazioni devono essere accompagnate però da una politica anche industriale e sociale importante, perché l'innovazione è una cosa fondamentale, dobbiamo andare sempre verso prodotti più tecnologici, più innovativi, ma dobbiamo stare attenti che questo poi non possa creare una distorsione da un punto di vista sociale, con la gente che perde lavoro e potrebbe poi creare questa discrasia tra il volere un qualcosa di sostenibile ma avere anche un posto di lavoro e continuare il lavoro. Queste sono cose che sul territorio incominciamo a sentire e che poi, ribadisco, in altri paesi, guardo molto l'America, è stato uno dei cavalli di battaglia da parte dell'amministrazione Trump. Va bene l'ambiente, ma se l'innovazione e l'ambiente mi portano a togliere posti di lavoro, preferisco i posti di lavoro. Non dobbiamo entrare in questa logica di scontro, dobbiamo utilizzare l'innovazione, dobbiamo far sì che questa innovazione, questo cambiamento, questo è il cambiamento del nostro mercato, porti lavoro nel modo più sostenibile possibile, sia da un punto di vista ambientale, da un punto di vista della salute e anche da un punto di vista sociale. Il cambiamento che c'è stato è stato quello che, mentre una volta si produceva nelle grandi centrali e si portava l'energia nelle case dei singoli cittadini, adesso la cosa è cambiata, si è capito che non c'è più bisogno di questi grandi impianti, che il cittadino può prodursi anche da sé l'energia. È chiaro che in futuro anche se ne è parlato poco, se ne è solo accennato, ma soprattutto lo sviluppo che potranno avere la storage potranno permettere chiaramente ancora di più questa produzione dal singolo cittadino messa a disposizione per tutti e per un utilizzo un pochino più continuo, quello che fino adesso invece non ha permesso questo sviluppo forte dell'autoproduzione. Enel è stata una delle prime aziende, sicuramente nel settore elettrico è stata una prima azienda, tra le prime aziende al mondo a capire che c'era questo cambiamento, che bisogna andare verso una produzione differente. Stiamo lavorando moltissimo, abbiamo messo in atto una campagna di chiusura di grandi centrali elettriche, in Italia in questo momento sono 23 in via di chiusura, stiamo sempre di più limitando, non costruiamo più grandi centrali a carbone, non puntiamo più sulle grandi centrali, stiamo puntando su centrali più piccole oppure sul supporto di a produzioni molto più versatili e semplici e vicino all'utilizzatore. Però per fare questo noi crediamo che è necessaria però una infrastruttura elettrica molto forte, come quella che può essere la rete di distribuzione, che va sicuramente potenziata non solo chiaramente in Italia, ma che è una delle migliori al mondo, ma anche negli altri paesi dove operiamo. Infatti stiamo investendo moltissimo sulle reti, oltre a investire sulla tecnologia e sui nuovi business, iniziare dalla mobilità elettrica.